Buongiorno amici, bentornati sul canale finalmente. Nell'ultimo video vi avevo promesso grosse novità. E dunque, eccoci qua. Fa anche rima. Oggi girello in solitaria dietro casa, perché oggi vi voglio parlare di una figata che secondo me potenzialmente può avere un bel impatto sulle nostre uscite in bicicletta, e non solo quelle legate alla mountain bike o all'e-mountain bike, ma anche su strada. Se seguite il canale forse lo sapete, se non lo sapete ve lo dico io, se non seguite il canale cominciate a farlo iscrivendovi. Ma io sono abbastanza tecnofetish, a me piacciono un sacco le novità, soprattutto se sono novità tecnologiche, e oggi nella mia taschina ho proprio una di queste novità. Si tratta di un oggetto piccolo ma che potenzialmente potrebbe avere un grande impatto sulle nostre uscite. Smart non tanto nella tecnologia che applica, che è una tecnologia consolidata, ma smart proprio perché secondo me è una cosa veramente intelligente da avere nello zaino. Ma adesso completiamo la salita e andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta. Le uscite in bici ormai sono sempre più tecnologiche. La bici su cui sto pedalando, che è una e-mountain bike, forse rappresenta il concetto più estremo. E non parlo solo quando usciamo con le e-mountain bike, che hanno software, firmware, batterie, motori elettrici, applicazioni per gestirle, ma pensiamo anche alla bici da strada ormai. Quale bici non ha un cambio elettronico? Cambio elettronico vuol dire tecnologia, vuol dire avere anche un'app per gestirlo e impostarlo. Ma fosse anche una bicicletta con cambio tradizionale, pensiamo ai Garmin, agli smartwatch, telefonini che registrano le uscite, le salvano, le analizzano, insomma. Il ciclismo sta diventando sempre più uno sport tecnologico, e questo non è un male, anzi. Ricordiamo i gloriosi anni 90, quando avevi il tuo bel computerino che ti dava, ammesso che tu avessi registrato correttamente lo sviluppo dell'impronta su terra della ruota, al massimo la velocità massima, la media e la distanza totale. Ah, gloriosi anni 90. Ah, che giornata meravigliosa. Un giorno o l'altro farò anche un video su quanto sono belli i giri in solitaria. Giri in compagnia ovviamente sono molto divertenti, ma anche quelli in solitaria hanno il loro perché. Ma attenzione, una cosa che non si vede più neanche sulle piste da sci di Bardonecchia, perlomeno, la neve. Ciao. E allora, tecnologia, ma dentro le gomme c'è comunque sempre la cara vecchiaria. E allora? E allora la tecnologia cosa c'entra? C'entra quando buchiamo. Dimenticatevi le pompe, dimenticatevi le cartucce di CO2, perché è arrivata lei. Che cos'è? Ma è la nuovissima Flextail Tiny Pump. Una mini pompa, lo dice il nome stesso. Fatta apposta per chi va in bici, in realtà per l'outdoor in generale, ma dimensioni compatte, così leggera che mi stava anche scappando. 100 grammi solamente, pratica custodia in silicone per ripararla, e pompa fino a 100 PSI, che sono circa
e non lo so, però adesso ve lo dico, quante atmosfere. Perfetta sia per le ruotone da mountain bike, io qua ho una 29x24, sia per i copertoncini e i tubeless delle bici da strada. Design compatto, il corpo in alluminio, quindi bello resistente, di fatto è un mini compressore, ricarica USB-C, qua dietro c'è il pulsantino per accenderla, che dà anche lo stato di carica, verde quando completamente carica, rossa quando la si è già utilizzata, e poi funziona esattamente come una pompa normale, all'attacco di default per le valvole Presta. Nel kit c'è anche il gommino per trasformarla in treader e anche l'ago per gonfiare i palloni. Ma adesso andiamo a vedere come si comporta. Funziona esattamente come una pompa normale, quindi si inserisce la pompa nella valvola, basta premere ancora una volta il pulsante. Non è neanche così rumorosa. E voilà, problema risolto. Ed eccola qua l'evoluzione del gonfiaggio bici. La pompetta a mano, le cartucce CO2 e la mini pump di Flextail. Come vedete, vince per dimensioni. Sul peso ci siamo, perché se considerate il peso dell'erogatore, della cartuccia in alluminio, considerando che almeno due ve le portate perché una non si sa mai, direi che è un'ottima soluzione. Inoltre, quali sono i vantaggi? Uno, non produce sprechi, perché la cartuccia CO2 quando è finita la buttate. Secondo, non sempre si usa tutta la cartuccia di CO2, perché magari gonfia troppo la gomma, soprattutto in mountain bike, e quindi ne eroghi quello che ti serve, ma poi quello che resta dentro la cartuccia col tempo lo perdi. Rispetto alla pompetta a mano, beh, zero sbattimento, fa tutto lei, schiacci il pulsante, non devi star lì a fare avanti e indietro con le mani a sudare sette camicie. Svantaggio ovviamente l'autonomia, nel senso che non è infinita, a differenza della fatica che ci metti con la pompa a mano, ma comunque nello zaino, soprattutto nei giri lunghi, ti puoi mettere un power bank e caricarla mentre pedali, detto che comunque avete visto, ha gonfiato in pochissimo e questo vuol dire che ha ancora autonomia per gonfiare almeno un paio di altre volte. Ma le buone notizie non finiscono qua, perché gli amici di Flextail mi hanno dato anche un codice sconto per voi che seguite il canale, però per sapere qual è e come funziona dovete aspettare la fine del video. Nel frattempo, se ancora non l'avete fatto, visto che siamo comunque in un luogo a meno appunto che non siate già iscritti, fatelo cliccando in basso a destra sul pulsantino. E già che ci siete, attivate anche la campanella delle notifiche, perché quest'anno arriveranno un botto di novità, nuovi marchi, nuovi accessori, nuove gare, nuove cose. E adesso, con la gomma perfettamente gonfia, un po' morbidina, andiamo a fare la discesa. Passo a sinistra. Grazie. Ciao. Che la fat bike, chissà se basta la mini pump per me. Fat bike. E allora adesso belli gonfi, ce ne andiamo in discesa. Woo! Oh. Gonfi, ma non abbastanza da galleggiare nell'aria. Giusto. Woo.
Calmi col cambio. Oh no, albero, mi interrompi il flow. Devo dire che a me queste cose qua mi gasano molto. Aziende che investono nel mondo bici, non per forza su la bici in sé, ma tutto ciò che la circonda. Sono piccole cose che però migliorano l'esperienza a 360 gradi, no? Più leggera, più comoda, non inquina, è una figata. Bucare non è più una grandissima rottura di palle, ma pensate anche in gara. Comunque risparmio un sacco di tempo, che vuole anche dire un sacco di affanno in meno. Ciao, grazie. A voi. A voi. Forse ce la vado con voi, ragazzi, che seguite il canale. Ragazzi e qualche ragazza, ma poche. Anzi, se avete amiche che vanno in mountain bike, ditele di iscriversi. Bici, grazie, ciao. Rispettiamo sempre gli altri, rallentiamo quando c'è qualcuno, soprattutto se non ci vede arrivare. Comunque, che figata la mountain bike, anche questa uscitina da solo dietro casa, senza andare a fare il giro epico, si mette a posto per il resto della settimana, almeno fino a mercoledì, poi andiamo a fare la notturna. Vedo un saltone, vediamo com'è. Sì, fattibilissimo. Woo! Oh, questa la conosciamo. Siamo il caro vecchio Barbarock. Con bella vista sulla valle. Ecco, per una volta che non metto i guanti. Sangue nella dance floor. Mettete sempre i guanti. Wow! E rieccoci al santuario. Andiamo a medicarci con l'acqua santa. E voilà! Eccoci tornati! Figatissima! Si conferma veramente una figata dopo l'utilizzo sul campo. Tra l'altro avevo del sangue sul naso. No, dicevo, tra l'altro il motivo per cui sono caduto probabilmente perché non avevo gonfiato abbastanza la ruota davanti, ma colpa mia, non certo della
mini pump di Flextail, e quindi mi sono fermato e l'ho rigonfiata senza nessun problema. Quindi autonomia più che sufficiente per almeno un giro in bici. Super utile, super efficiente, pompa veramente come il pippero. Dio buono, come pompa il pippero. Per me è un mai più senza. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi avevo promesso però il codice sconto in descrizione. Quindi sotto nel video trovate il link per andare sullo store e con il codice BOLO15 avete un bel 15% di sconto su questa fantastica mini pump. E allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che comprerete la Tiny Pump perché vi cambia veramente l'esperienza in giro in bici. Iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima.